Sembra che la Russia di Vladimir Putin sia eventualmente parlando pronta a, diciamo così, prendere in considerazione ogni tipo di opzione per arrivare, per trovare la pace in territorio ucraino, in Ucraina, sulla base della situazione reale sul terreno. Però non è pronta per null'altro. È stato lo stesso presidente russo, lo zar russo per eccellenza, Vladimir Putin, a informare tutti di questa realtà. Quest'ultimo, Putin, non va a negare, neanche conferma però, le truppe nordcoreane in territorio russo. Bene, quindi la pace con l'Ucraina arriverà sulla base, eventualmente parlando, della situazione reale sul terreno, sul territorio. Ok? Sembra però che i soldati nordcoreani siano già nel Kursk, questo territorio credo che sia proprio della Ucraina, se non vado errato. Intanto però Putin ha fatto sapere che considera a tutti gli effetti sincere, piene di sincerità, le parole che lo stesso ex presidente americano Donald Trump ha, diciamo così, espresso attualmente parlando a proposito dell'Ucraina, di questo conflitto tra Russia e Ucraina, tra Ucraina e Russia. Va bene? Insomma, diciamo che si potrebbe valutare la pace, certo che sì, però bisogna valutare quello che è il terreno, la situazione sul terreno. Punto e a capo. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo pregiato video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Io ovviamente faccio il tifo per la pace, perché la pace per me è fondamentale. Bisogna trovare la pace, dare la pace. Solo con la pace si potrà stare bene. Una buona giornata a tutti.